Buongiorno da una delle terrazze meravigliose del Colbe Hotel Rome, una vista mozzafiato sul Velabro, l'Arco di Giano e qui sotto lo straordinario esclusivo giardino. E da questa parte, fra i tetti di Roma, come sapete, un affaccio privilegiato sull'area archeologica del Palatino. E guardate la bellezza e la piacevolezza di questi spazi esterni del giardino, adesso allestiti per la bella stagione. E noi siamo pronti per partire per un nuovo itinerario. Siamo su via di San Teodoro e ce ne andiamo a sinistra, verso via dei Fienili. Questa strada collega via di San Teodoro con piazza della Consolazione. Un tempo qui si trovavano depositi di fieno e granai. Infatti qui abbiamo la deliziosa via dei Foraggi. Ma noi proseguiamo ora verso la Consolazione. Eccoci in piazza della Consolazione, sotto la Rupe Tarpea, alle spalle del Campidoglio. La piazza prende il nome da Santa Maria della Consolazione, che fu ricostruita nel 1500, ma la facciata fu terminata solo nel 1827. Pensate, in questa piazza fino alla metà del Cinquecento venivano eseguite le condanne capitali. Abbiamo percorso Vico Jugario, un'antica strada che collegava il foro romano al foro olitorio. Infatti qui si trovano molti resti antichi, come questo portico dell'età repubblicana. Sulle rovine del foro olitorio, il mercato della frutta, degli ortaggi e delle verdure, si trova la Basilica di San Nicola in Carcere, esistente già dal VI secolo e ricostruita nel 1599 da Giacomo della Porta per il cardinale Pietro Aldobrandini. Il suo aspetto interno, invece, si deve ai restauri del 1865, voluti da Papa Pio IX. Qui, in antichità, si trovavano tre templi di età repubblicana, il Tempio di Giano, il Tempio della Speranza e quello di Giunone Sospita. Oggi è ancora possibile ammirare molti dei resti di questi templi, come le colonne inglobate e riutilizzate nella struttura della chiesa. Lasciamo il foro olitorio e San Nicola alle nostre spalle e risaliamo per via di Teatro Marcello.